avvocato ormai da oltre due decenni che esercita la professione a Spoleto, ma in tutta Italia. Da parte mia ci deve essere però una doverosa premessa. La sicurezza pubblica e o il controllo del territorio sono cose estremamente serie e che devono essere demandate all'autorità di polizia giudiziaria. Questo è il principio fondante sul quale poi possiamo cominciare a parlare di tutto quello che voi volete. Ed è assolutamente preeminente, poi parleremo anche del concetto di ronde che sono già state oggetto di specifica normativa fin dal 2009. Cosa significa, a mio avviso, perché io apprendo tanto quanto voi quello che ci ha detto poco fa Mario, il concetto di sicurezza pubblica da quello di solidarietà collettiva e sociale. A me sembra che in questo momento si sia parlato di un senso di appartenenza ad una collettività e allora mi sta bene come avvocato penalista. Trascendere da questo concetto, in forza del quale un po' come si usava 30, 40, 50, 60 anni fa, come forse alcuni di voi ricordano, i nostri nonni sicuramente facevano, che lasciavano la famosa chiave sulla porta di casa perché c'era comunque l'amico o il vicino che fungeva in qualche modo da tutela, ma perché c'era un assoluto convincimento che c'era il vicino che anche faceva lo stesso con noi, è cosa diversa dal parlare di un uso in qualche modo autonomo del porto d'armi. Poi faremo una distinzione tra porto e trasporto, perché molti di voi immagino sono cacciatori e molti di voi hanno una concezione che quello significhi porto d'armi, ma quello è il trasporto dell'arma che io posso portare quando vado a fare attività venatoria, o chi va al poligono può portare al poligono, ma non può uscire di casa e può tenerla soltanto nel portabagagli della macchina con i colpi inseriti in altro contesto. Quindi spesso si sente anche parlare, e in qualche momento ho sentito anche delle voci di commento all'uso che è stato fatto di armi o di attività improprie a questo punto, non certo solo di armi. Teniamo distinte bene le due cose. Fintanto che voi parlate in qualche modo di una costituenda attività di controllo tra vicini, che consta di che cosa essenzialmente? Di quello che il cittadino italiano dovrebbe fare secondo la Carta Costituzionale: aver cura di sé e degli altri. Ecco, questo è un principio fondamentale. Allora, su questo possiamo trovare punti di concordia e argomento. Se invece la vostra identità o di chi altri potrebbe avere fosse quella della ronda, parliamo di altro. È prevista dal nostro ordinamento. Si chiama associazione volontaria di controllo. Esiste una normativa che prevede che possa essere fatta in un determinato modo. Ci sono anche realtà, vedo qui un rappresentante della Lega Nord, nasce come momento fondativo di alcuni gruppi associativi vicini alla Lega nel 2009, che tentarono attraverso un percorso anche legislativo di darne una valenza giuridica, ma che poi sono state tramutate in altro. E si parla in quel caso, non a caso, di una norma che rientra nell'ambito della sicurezza pubblica. La norma e il decreto ministeriale che ha dato esecuzione a quella legge è inserito nel contesto del pacchetto sicurezza. Capite bene come stiamo parlando di altro, di quello di cui si è parlato questa sera. Si possono fare, ma ad un criterio logico che è paramilitare nella concezione giuridica. C'è l'assorbimento di determinate certificazioni, lo svolgimento di attività precedenti, un registro gestito dal prefetto, una norma di controllo tra il prefetto e l'amministrazione comunale territoriale competente. Non è nulla di tutto quello, devo dire fortunatamente, ho sentito parlare fino a questo momento. Questa è la mia doverosa premessa. Poi sono a rispondere alle vostre domande, naturalmente, proprio per lo svolgimento della mia attività professionale. Se hai già qualcuna, oppure finisco qui il mio parlare. No, allora, comincio. Prego. Faccio qualche domanda io, poi io raccolgo tra i nostri aderenti del gruppo. Che cosa, questa è molto generica però, che cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare a livello di autodifesa dentro la propria proprietà? Allora, il concetto di autodifesa è discriminante, anche in funzione delle armi. Parlavo prima del concetto di porto, trasporto, al quale aggiungerei a questo punto quello di detenzione. Naturalmente non me l'ha dette prima le domande, quindi improvviseremo tutte le nostre risposte, che è quello di detenzione dell'arma. Per avere un porto d'armi ad uso sportivo
è necessario aver conseguito la certificazione di abilitazione al porto delle armi, chi ha fatto il servizio militare ha il congedo illimitato che gli dà qualificazione, diversamente occorre conseguire questa abilitazione presso il poligono territorialmente competente. A Spoleto abbiamo una sezione del tirassegno nazionale al quale ci si può rivolgere per conseguire questa abilitazione. Decorsa la quale, non è finito naturalmente qui, fortunatamente, occorrono certificazioni mediche generiche e specifiche, alle quali si somma poi un'autorizzazione che viene rilasciata dal questore. Molti di voi, compreso il sottoscritto, sono anche cacciatori e avranno a questo punto l'elemento aggiuntivo, che è quello del porto, sempre nell'accezione di trasporto, mi raccomando, di armi ad uso venatorio. E cioè il possessore di queste armi può utilizzarne per farne uso, che non è quello di andare al poligono, ma per fare uso venatorio. Ci si va a caccia. Cosa molto diversa è la detenzione. Io non posso portare fuori dall'abitazione l'arma che ho pure denunciato e che, laddove non è presente la Polizia di Stato, ha come riferimento la stazione dei carabinieri come soggetto amministrativo riferente. Io ho un'arma della quale detengo il possesso nella mia abitazione. Casi estremamente molto rari sono quelli del porto d'armi a difesa personale. Il concetto di porto consente che io abbia con me un'arma, che può essere un'arma corta, pistola o arma lunga, ad uso difesa personale, e cioè io possa fare immediato uso dell'arma a difesa mia o di altri. E qui si apre una grande parentesi che consente l'uso, voi avete visto, immagino, usiamo delle parafrasi in qualche modo mediatiche, il famoso gioielliere che subisce la rapina. Quello è il caso nel quale il gioielliere, e sono i tipici casi normalmente che hanno, al di là di alcuni, come sono per esempio al di là delle forze dell'ordine che naturalmente detengono l'arma di servizio personale, vi possono essere casi, credo che in Umbria ci siano, almeno per quello che riguarda la prefettura di Perugia, perché poi il porto a difesa personale viene rilasciato dal prefetto, siamo intorno ai 12-13 unità di porto d'armi per difesa personale. Peraltro numericamente si sono molto abbassate negli ultimi anni, comprendete anche per quale motivo. In quel caso l'uso dell'arma è consentito nell'immediatezza. Ma se noi prendiamo invece per ampio concetto quello che è l'uso dell'arma a titolo di difesa abitativa, e questo lo abbiamo da alcuni anni a questa parte, mentre precedentemente la detenzione dell'arma in qualche modo, poi specificheremo però per quali motivi si può usare l'arma, che è l'elemento fondativo del giusto uso dell'arma, anche se personalmente non parlo mai di giusto uso dell'arma. L'arma, mi permetto di fare il caso mio personale, io sono anche collezionista, le mie armi si trovano negli armadi blindati, i colpi sono in altri armadi, i proiettili, le chiavi sono in posti completamente separati. Spiego poi per quale motivo questa considerazione. Dicevo, l'uso dell'arma per difesa personale, anche nell'ipotesi non di porto d'armi, ma di detenzione o di licenza per uso sportivo o uso venatorio, ha come suo unico, esclusivo deterrente, ma che comprendete voi è massimo, quello della legittima difesa. Anche il portatore d'arma a difesa personale, e qui entriamo nei casi che forse possono essere più di vostro interesse, mi entra il ladro in casa, che faccio? Beh, io vi posso dire soltanto, se sentite, chiudetevi nella vostra camera, abbiate sempre vicino a voi il telefono cellulare, non fate altro, chiamate immediatamente le forze dell'ordine. Io non ho mai pensato di portare sul mio comodino una delle mie X numero di pistole e tenerla carica, pronto a reagire ad una qualsiasi intervento di qualcuno. Perché il concetto di legittima difesa, che è l'unica salvaguardia per l'uso dell'arma, nell'ambito poi di un'estensione dell'abitazione. Oggi la norma consente che l'uso dell'arma possa avvenire, con tutti i requisiti che diremmo, non solo all'interno della propria casa, ma anche nelle pertinenze della stessa. Ho un giardino, vedo qualcuno, gli intimo di fermarsi, gli sparo. No! Non sono un ufficiale o un sottufficiale di polizia giudiziaria.
Avete anche visto, parlando di casi concreti, i famosi furti che si sono poi caratterizzati per la morte del ladro e che hanno avuto come epica conseguenza quello dell'essere stato accusato, anche il legittimo detentore dell'arma, di eccesso di legittima difesa. Perché ci deve essere un meccanismo di proporzione nell'azione a me offesa e nella mia azione di difesa. Se mi si presenta qualcuno con un'arma dentro casa e mi minaccia e io a quel punto sono nella condizione di dimostrare dopo, mi raccomando il dopo, che ho ricevuto una minaccia, che questa minaccia minava la mia tutela e quella dei miei familiari e questa persona è entrata con un'arma vera, non finta, capite quanti se e quante situazioni in qualche modo favorevoli o sfavorevoli debbono aversi, possono in qualche modo dare giustificazione, e poi dovremo provarla di fronte al giudice penale, di un uso proprio dell'arma da fuoco. Ma se qualcuno mi si presenta con nulla nelle mani, con un coltellino, io l'arma, nell'accezione generica dell'uso, gli sparo addosso, è totalmente a priori un'abnorme condizione dell'uso dell'arma da fuoco. Massima attenzione, mi raccomando, tutti noi abbiamo anche l'idea, perché poi gira questo discorso, beh, io mi metto vicino il fucile, mi metto vicino la pistola, no. Sappiate sempre che i tempi di reazione, qui vi permetto di entrare in argomenti forse più tecnici, ma avendo fatto anche per cultura personale studi sul meccanismo della difesa personale, i tempi di reazione che i film ci inducono a dire sono immediati e rapidi, sono di quanto più spettacolare, ma di quanto meno reale sussiste. Non ho i tempi di reazione per reagire ad un'azione se non sono già pronto a reagire a quell'azione, e questo già mi pone in difficoltà. L'uso dell'arma, per chi non ha avuto mai esperienza senza i tappi, al di là dell'uso dell'arma da fuoco, soprattutto in un ambiente chiuso, con la detonazione, comporta che il salto dell'adrenalina non ci fa capire dove sono. Il fuoco più potente sia quella che meglio apparisca a queste funzioni. No, perché lo scoppio, i decibel di scoppio all'interno di una stanza, e tenete conto che la gran parte delle attività si svolge in un contesto piccolo. L'uso dell'arma della difesa personale si ha in percontezza intorno ai 5-6 metri. Capite bene che un'arma da fuoco sparata e quindi utilizzata in un contesto privato, come può essere quello di una qualsiasi stanza che è larga, che avrà 24x5 o anche meno, ha un effetto detonante, stordante per chi ne fa uso in quel momento. In più, tenete conto che nel momento in cui all'autorità giudiziaria si dovrà rendere contezza del perché ho sparato, si dovrà dare anche giustificazione delle motivazioni che vi abbiano indotto a sparare. Ecco perché la tutela la si fa chiudendosi nella propria stanza, avendo sempre un telefono cellulare vicino, perché l'altro elemento molto semplice è il taglio della telefonia fissa. Il telefono cellulare non può essere mai precluso nell'utilizzo. Quindi mai, consentitemi di ripetere, mai uso dell'arma. Se non si è non solo nella condizione di doverlo fare, abbiamo detto quali sono le condizioni per doverlo fare, ma anche perché poi si avrebbero, e qui lascio stare quelli che sono naturalmente i meccanismi di sparare una persona, tutti si è pronti a dirlo, ah se viene dentro casa mia gli sparo, è una frase molto fatta, è una frase semplice, ma assolutamente sciocca e direi anche, permettetemi di usare un termine forse più nostro, lombrosianamente. Lombroso era uno che studiava nell'Ottocento i criminali. Ecco, in quel concetto è da criminale pensare di farsi autodifesa. Quindi questo è fondamentale. Mettere quello sì, e questo credo che sia la metodica forse più semplice, delle sbarre alle finestre, che sono lo strumento che fino ad oggi ha impedito che l'accesso alla propria abitazione sia stato elemento facilitato. Tutti gli accessi che sono stati effettuati hanno avuto come presenza oggettiva di deterrente le sbarre, quindi un sistema fisso. Quindi comprendete bene, non servono bastoni, non servono fucili, non servono pistole.
non servono neanche le fionde se è per questo, ma almeno la fionda la posso anche utilizzare perché non ha un'accezione di arma da fuoco. Non so se su questo sia stato sufficientemente esaustivo. Prego. Prego. Buonasera, io sono Sandro Valle. Io ho mandato solo il ciclo di difesa con armi da fuoco, ma se ci vuoi dominare invece cos'è la difesa personale senza armi da fuoco? La difesa personale è uno strumento attraverso il quale, applicando sostanzialmente tecniche che nascono da studi quasi sempre paramilitari, tanto che esistono anche delle metodiche di difesa personale che prendono nomi riconducibili anche a corpi speciali in qualche modo, oppure a tutele che nascono dalla chi ha conoscenza, immagino di sì, dei film di Karate Kid, sa tutte queste arti marziali e quant'altro. Ecco, il concetto di difesa personale anche in quel caso ha un ulteriore, o se vuole, un limite inferiore, cioè quello, anche in questo caso, di eccesso, e cioè della lesione personale. Laddove io non mi limito, quindi non utilizzo l'arma, che sia essa da fuoco, oppure, anche in quel caso, il concetto dell'arma che può essere da punta, da taglio, quindi un bastone animato, come si usava una volta, che hanno una punta tagliente o acuminata, ma atto una difesa con le mani, per esempio, che potrebbe essere anche quella, è altro elemento da assolutamente sconsigliare. Perché guardate, ci sono anche due elementi che apparentemente sfuggono. Noi non sappiamo mai se la nostra controparte sia affetto, per esempio, da HIV, AIDS o malattie trasmissibili. Il contatto fisico con l'altro spesso determina anche una fuoriuscita di liquido ematico. Questo liquido ematico, posto a contatto con la nostra persona, è un veicolo di trasmissione. Ribadisco, chiudiamoci in un ambiente, ci barrichiamo in quell'ambiente e chiamiamo la forza che deve intervenire, che è polizia, carabinieri, guardia di finanza, chiunque ha queste funzioni. Il contatto fisico è estremamente pericoloso anch'esso, nel momento della difesa, sia essa abitativa o esterna. Vediamo troppi film americani probabilmente, e questo ci dà l'idea che siamo pronti a reagire nello stesso modo con il quale vediamo reagire, vedo che lei è una struttura e probabilmente lei è un cultore della materia. Ma di essere a casa nostra, cioè a casa di un mille, con i bambini piccoli, cioè è un discorso diverso. Chiediamo alle istituzioni di tutte le forze che ci sono, protezione civile, militari, scuola di polizia, girarsi a tutte le ore. Siamo del loro risalato, per noi il profilo da solo non ce la fa, un rigore pure io, ancora non ci sta roba, selezione, con combinato, che possono fare. Siamo due stati, ci vengono a alzare l'apparello, ci vengono a fare il pubblico di trama, siamo le forze dell'ordine che stanno a 15 km, praticamente loro qua. L'abbiamo detto prima, due volanti, che sono stati tolti da fare, praticamente, e il piglia la nostra. Che arrivano 40 minuti, ma non per colpe loro. Ma io, se mi permette, in questo momento sono stato investito di un ruolo, che è quello del giurista in qualche modo. E in questo momento, veda, è anche quando l'altro meccanismo con il quale spesso si usa dire in altri contesti abbastanza facili nel discorso da fare, quello dell'uso della pena di morte o di altri strumenti del genere. Ecco, vorrei che mitigassimo in qualche modo questa nostra condizione nell'essere realisti. Ora, l'essere realisti comporta necessariamente la comprensione a quello che lei sta dicendo. Mi metto, dice, non c'ho una pistola, non c'ho un fucile, non c'ho, mi metto vicino al letto un badile o un piccone per tutelare non tanto lei, ma i miei familiari, i miei figli. Bene, tutto questo, perfetto. Ma tutto questo, mi permetta di dirglielo, va visto con un'ottica del dopo. Vorrei che fosse compreso come quello che significa oggi avere una risposta immediata, un'azione che contrasta, o meglio, una reazione che contrasta un'azione. Per lei, faccio il caso concreto, se lei dà una palata ad uno, non diciamo italiano, rumeno, albanese, marocchino, chi ci va? A uno che entra dentro casa. Di notte? Di notte. Non è che viene a rubare, non è che viene a rubare. Non è che viene a rubare. Non è che viene a rubare. Di
di porre un'attenzione. Allora scusate un attimo, allora aspetta, allora come ha detto giustamente l'avvocato, non so, vi dà il parere giuridico, ok? Un attimo, rialzate la mano se dovete dire qualcosa, grazie. Chiedo scusa, rispondo anche a lei perché dire queste cose, veda? Beh, è assurdo sentirle, come mai perché riesce a lei, ma è assurdo sentirle proprio. Io mi vedo dentro casa e quello che sono stato già dentro casa è da lì, sento che sono cigliati, io sono dentro casa. No, guarda, come fa a sentire cosa è? Scusi, io lo sto dicendo, Scusi, siamo qui per questo, facciamolo rispondere. Io sto cercando di dare delle risposte che siano preclusive ad effetti letali più per lei che non per l'altro. Ora, da avvocato penalista, mi permetto di rammentarle che al di là della condizione che ha nel suo diritto dovere di tutelare la sua proprietà e di avvalersi degli strumenti che la legge le consente di utilizzare, sì, ma non siamo in Far West. E allora, quello che le sta dicendo lei, che stavo cercando di spiegare anche dopo, è che il pensare di farsi in qualche modo ragione attraverso una qualsiasi strumento, che non sia l'armata a fuoco, ma che sia la pala o il piccone, ha poi come effetto che sarà lei, oltre all'altro, a rispondere. Allora, se io posso, cerco di prevenire il crimine anche in questo modo, dicendo queste cose. Non fa così. Non c'è niente di abbiamo solo più figli, amici grandi, perché c'è niente di figli amici grandi. Ma lì mi sto scoprendo. Era un esempio, dai. Non mi sarei mai permesso di farlo, quantomeno per educazione. No, l'avvocato ha detto non fate come i film americani. Mi sono venuti a rubare a me, capisco. No, 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 qui siamo tutti... Vabbè. Chiedo scusa. Alzate la mano. Io volevo che lei ci dicesse una cosa molto semplice. Lei è in casa e in camera. La cosa è semplicemente impossibile. Perché se vedo qualcuno nella camera dei bambini, che cosa chiudo dentro? Non esiste. Vorrei sapere come ci si deve comportare secondo lei. Io sto dormendo, mi sveglio, c'è uno davanti al letto. Come faccio? Magari, come è successo? A chi? A chi? Ma non scherziamo. Allora, non si può chiudere in una stanza perché si è aperto di persone. No? Non si può chiudere in una stanza e poi chiamo le forze dell'ordine. Non la stanza. Ma qualcosa deve stare. Ma come si permette la gente di andare in casa? È assurdo. La porta può rimanere anche aperta. Tutti sappiamo, il Galateo dice che se hai la porta aperta si chiede permesso. Tu non entri, va bene? Vorrei sapere da lei, io sto dormendo, come ci si deve comportare? Io sto dormendo, mi sveglio, c'è uno che ha letto la camera dei bambini, questo mi entra. E io che faccio? Mi giro di là? Mi dica come ci si deve comportare in questo caso. Il caso diretto che lei mi dice. Allora, io non ho parlato che si possa fare abuso, ho cercato di specificare dell'abuso dell'animo. In alcuni contesti, e quello che lei mi sta dicendo è uno di questi, è riconosciuto al cittadino italiano di esercitare quello che tecnicamente è un arresto di polizia nel caso concreto, ma che non lo è in termine formale, e cioè che è riconosciuto al cittadino, ripeto, come nel suo caso, di operare un fermo mettendolo chiuso nella stanza, sto spiegando per quale motivo, nel momento in cui avvengono determinati fatti, e sono gli stessi nei quali l'autorità di polizia giudiziaria può agire all'arresto immediato quando sussistono determinate situazioni, che sono quelle o di furto all'interno della sua abitazione e che comporta per lei un'evidente situazione di tutela della sua famiglia e di pericolo. In questo caso lei
tecnicamente operando come stava dicendo, lo chiude in una stanza e chiama il 112, il 113. Per rispondere all'altro signore, mi permetta, la considerazione che ho fatto nasceva soltanto dall'evitare conseguenze che possono essere ben maggiori. Cioè, se questa persona che è entrata nella sua abitazione e non ha in quel momento, perché guardate, per massimizzare il concetto, o io faccio fuoco per primo se devo usare un'arma, o io diversamente agisco per primo, ma anche in quel caso devo dimostrare che la mia azione è giustificata da una condotta dell'altro, altrimenti rischio di andare così come l'altro in galera anche io. Nel suo caso, correttamente, l'aver messo chiuso in una stanza, mettendogli davanti le sedie, chiudendolo nell'armadio, non diventa più sequestro di persona, ma trova la giustificazione dell'arresto attraverso il quale lei non ha autorità di polizia giudiziaria per fare, ma che comporta però la tutela di poter chiamare immediatamente le forze dell'ordine. C'è qualcuno che è entrato in casa, l'ho chiuso, venite. Ma mai la semplicistica organizzazione. Veda, quando io ho detto utilizzare i film era per cercare di estremizzare un concetto al quale in qualche modo ci siamo abituati. Mi spiace che sia stato diversamente inteso dalla persona che ho in questo momento di fronte, non era offensivo per nessuno, come voi comprendete, ma nasceva soltanto dall'esigenza di porre tutti sull'attenzione che un episodio o una circostanza apparentemente immediata comporta degli effetti che poi possono essere anche tragici per l'altro, cioè per me, non per chi è entrato dentro la mia abitazione, ma per me. Perché dopo la mia tentativa di azione può determinare nell'altro a sua volta una reazione per la quale non è più gestibile il confronto. E allora succedono i fatti di sangue, succedono reazioni a catena dalle quali non se ne esce. Il mio è un concetto essenzialmente finalizzato alla prevenzione delle condotte. E lo dico perché i casi ai quali noi avvocati penalisti ci rivolgiamo sono quelli che accadono sempre dopo. Dopo che qualcuno è entrato che io gli ho sparato, dopo qualcuno che è entrato al quale io ho fatto sequestro di persone proprio, dopo che è entrato qualcuno al quale io ho dato una bastonata sulla testa e l'ho mandato in ospedale, tutto questo che apparentemente si presume essere lecito, per la legge italiana non lo è. È più lecito che l'anno fate drogare. Mi scusi, io posso dare a voi delle risposte tecniche, al di là della condivisione o meno personale sul vostro dire, posso necessariamente porvi sull'attenzione che alcune condotte sono largamente più lesive per voi che non per l'altro. E allora se devo svolgere nei vostri confronti un qualcosa che abbia attinenza a quello di cui stiamo parlando, è naturale che io vi spieghi gli effetti di determinate vostre azioni. Quello che lei sta dicendo è perfettamente rispondente ad una tutela che il legislatore riconosce al cittadino italiano. Alzate la mano, lei? Chiaramente noi stiamo dando pareri giuridici che poi non siamo tutelari, mancano le leggi, mancano le risorse, è un altro discorso che affrontiamo poi con il Comitato. Guarda, tenete conto che la legge del 2009 che istituisce le ronde, tanto per essere chiaro, nasce proprio, e questi sono gli atti parlamentari che ne danno rilievo, dal fatto che ci si rese conto all'epoca che le forze dell'ordine non avevano una capacità sufficiente di presidio sul territorio, soprattutto nel famoso nord-est, da qui l'esigenza di creare delle strutture che affiancassero disarmate e senza cani in ronde notturne o anche giornaliere, ma con soggetti ben individuati, con una specie di divisa, il controllo del territorio. Ma questa è cosa diversa da quello di cui si è parlato fino adesso. Altre due domande? Alzate la mano. Allora, io ho fatto scuola applicazione d'arma a Torino, a scuola nazionale, quindi non sono un cacciatore, e quindi però siccome è una settimana che non dormo, sempre la finestra alla porta, quindi sono venuti dietro e mi sono lasciato una persiana. Quindi io ho un portone vicino al giardino di casa, io posso portarmelo dentro casa? Cosa rischio?
In astratto costituisce certamente un'arma da fuoco, ma un'arma da offesa. Ora, questo è palese. Se questa è un'offesa, l'arma d'offesa che viene riconosciuta a me perché c'è un polpone, una cosa mia che ho comprato e la porto dove voglio io dentro casa, quello che entra dentro casa senza pensare che mi rompe la finestra, è un problema. Qui non ci siamo, no? Non ci siamo. Ma non ci siamo, io non so. Per la violenza, però. Io insisto per poter dare delle risposte che non danno se non una valenza. Lei, ho capito, non mi può dare risposte. No, io non danno la risposta, come ho dato al signore prima. Cioè, imporsi con un forno. Io, sì, ma posso portarlo? Lei lo può tenere dentro le altre. Non posso usarlo? No, lo può tenere, ma lo può usare come deve essere. Cioè, lei c'è il cuore, si presentano davanti, glielo tiene davanti, ma non può portarlo. Ci abbiamo un cervello che